L'Orsa Trasporti Abruzzo presenta un esposto al prefetto di Pescara sulla sicurezza in Viale Marconi, dove proseguono i lavori ma permangono i disagi per il trasporto pubblico con le nuove rotatorie. I rischi e i pericoli riguardano gli stalli di fermata, carenti di sicurezza per la salita e discesa di passeggeri con ridotte capacità motorie, la presenza di veicoli in sosta che occupano la corsia preferenziale, le transenne poste in direzione nord che obbligano gli autobus a invadere la corsia opposta. E poi ci sono evidenti problemi alle rotatorie per i mezzi pesanti che non riescono a compiere le manovre. I lavori non sono affatto terminati, accusa il consigliere regionale Antonio Blasioli, che chiama in causa la Corte dei Conti e invita il prefetto a un sopralluogo per valutare la sicurezza nella zona. Questo è veramente l'appalto più pazzo del mondo, che sta però facendo soffrire tantissimo anche in termini di sicurezza. L'appello che oggi noi rivolgiamo al prefetto, a cui abbiamo scritto una lettera, è quello di intervenire sulla sicurezza, perché se il lavoro è terminato, se ci sono i sensori, non c'è più ragione di aspettare e si possono aprire quelle benedette rotatorie bucate, il che fa già ridere di suo. Consentire il passaggio degli autobus e non insistere, diciamo, nei confronti degli autisti di Dua a farli violare sistematicamente il codice della strada. Loro ci rimettono in termini di decurtazione di punti sulla patente, loro ci rimettono in termini di responsabilità. Non si può sentire che i lavori non sono ancora terminati perché mancano i soldi. È scritto nero su bianco nella risposta che è stata fornita ai nostri consiglieri comunali. Allora, c'è un dato e qui dobbiamo ribadirlo ancora un pochino meglio. Il lavoro con la perizia è stato appaltato con tutti i semafori. Successivamente sono stati stralciati una parte di questi semafori e affidati con affidamento diretto a una ditta che si chiama Tecnosignal. È stato quindi sottratto alla precedente ditta che era la Rapino e affidato in maniera diretta alla Tecnosignal. Ora scopriamo, naturalmente quei fondi sono stati utilizzati per farci altri lavori che non erano assolutamente previsti, perché questo è un appalto capestre, bisogna dire la verità. Ora scopriamo invece che ci sono altri semafori da mettere che non sono stati messi perché mancano i soldi.